si sale e poi ancora si sale, sembra di dover arrivare alla fine del mondo, ma questa è Lamiata, terra bellissima, ancora selvaggia, tra borghi medievali e piccoli villaggi. In uno di questi ci aspetta Roberto Rossi e la storia di un bambino cresciuto dentro a un ristorante che poi ha fatto suo. Ho incominciato a lavorare qua da piccolo, guadagnavo un soldo e spendevo un soldo e mezzo, ed è giusto così, è stata anche questa una bella cosa, mi sono divertito molto, ho incominciato in sala con Silene, ecco da qui nasce il nome di questo ristorante, nome di persona, donna, dove mi ha veramente bastonato, perché all'epoca non si scherzava, in Toscana si dice mi dava i nocchini in testa, però mi ha trasmesso quello che è un po' l'amore per questo lavoro. Il ragazzo che 15 anni fa serviva ai tavoli, di strada ne ha fatta, senza spostarsi di un metro. Innegabile il fatto che qua siamo un metro prima della fine del mondo. Ho avuto le opportunità per potermi muovere, ma ho fatto una scelta. Per quello che mi riguarda, veramente questa è una grande terra. Siamo a due passi dalle migliori mete turistiche che abbiamo in Toscana, il Brunello di Montalcino, la Val d'Orcia, territorio incontaminato, per me questo è molto importante per la materia prima. Dall'amore per questa terra è nato anche uno dei progetti a cui Roberto è più affezionato. L'ultimo di questi progetti era di creare un grande orto ricco, ben fatto, e più che orto io lo definirei un orto giardino, cioè non piantato il pomodoro per caso lì, ma pensato dove il pomodoro cresce meglio anche sotto l'aspetto tecnico, ma anche per gli occhi. Lì abbiamo un ortolano che pensa a questo, i miei ragazzi in cucina ogni mattina a turno devono passare 2 ore, 3 ore nell'orto per capire, per curare, ma anche per prendere il meglio che la natura offre. Non ci sono segreti, ripete spesso Roberto, in tavola porto quello che prometto, i miei piatti si chiamano in modo semplice, ma a ben guardare, se non proprio un segreto, una parola d'ordine a Silene c'è. La parola d'ordine è rame, perché il rame ha una sua conduttibilità, una sua eleganza, e rosolare, cucinare con il rame veramente ti dà un passo, una calma, una riflessione molto importante. Non resta che accompagnare lo chef in cucina per vedere quale piatto ha scelto come caratteristico di questo angolo di paradiso. Petto e coscia di piccione con purè di patate. Questo rappresenta anche un po' il mio modo di lavorare, la mia idea di cucina. Petto, coscia, rosolati in padella con rosmarino, aglio, odori mediterranei, purè di patate di montagna. Apparentemente un piatto scarico, ma è un piatto succulento, un piatto ricco, un piatto che dà grande soddisfazione al palato. In più rappresenta quello che è il territorio toscano, perché in Toscana abbiamo prima il piccione e poi il pollo come cultura generale. E se infine capitate da queste parti, non fatevi sfuggire una visita al Parco di Seggiano. Qui, all'inizio degli anni 90, l'artista svizzero Daniel Spoerri ha cominciato a installare un parco di sculture. Attualmente ci sono 112 opere di 55 artisti diversi da scoprire in un terreno di 16 ettari.